Non ho mai lasciato impigrire né il sentimento né la ragione. Ho conosciuto il mondo, attraversato tutto quello che un uomo può attraversare. Old man, look at my life, I'm a lot like you were. Old man, look at my life. Davide Laiolo è stato giornalista, uomo politico e scrittore. Nel museo è raccontata la sua vita e il suo lavoro con fotografie e brani autobiografici. Ho combattuto la guerra partigiana per far finire tutte le guerre. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Davide Laiolo diventa comandante partigiano nella Resistenza e assume il soprannome di Ulisse, ricordando il personaggio di Dante che va con coraggio e curiosità oltre le colonne d'Ercole. Passo le notizie per il giornale di domani, è come se potessi sgranare il mondo con le dita. Il lavoro è passione e vita. Laiolo dirige a Milano il quotidiano L'Unità e condirettore della rivista Europa Letteraria, dirige il settimanale Giorni Vie Nuove, è considerato un maestro di giornalismo del suo tempo. Ricordati, Laurana, non è la politica pragmatica che cambia il mondo, ma sono gli uomini e la poesia a fare la rivoluzione. Dal 1958 al 1972 è deputato al Parlamento italiano, occupandosi di leggi sul cinema, teatro e televisione. Ho faticato con la fantasia fin da bambino. Costruito castelli e non tutti in aria, perché li ho costruiti con la terra fertile della mia campagna. Davide Laiolo è uno scrittore di successo con le sue biografie degli amici Cesare Pavese e Beppe Fenoglio. È autore di libri autobiografici che raccontano la sua vita e la storia della sua generazione. Pinchio è il mio nido. Ci sono nato nella stagione del grano biondo. Quando ritorno qui sono felice, mi libero di tutto. Questa mia terra è come una donna che mi piace tanto, che sento mia e che nessuno può portarmi via. Nasce in una famiglia contadina nel paese di Vinchio, nel Monferrato. Nei suoi racconti ritrae i personaggi importanti del mondo politico e culturale e narra con senso poetico storie e personaggi del Monferrato. Salgo per una stradina dove l'erba fa tappeto. Il museo rimanda agli itinerari letterari che sono segnati con cartelli indicatori sui percorsi delle passeggiate che lo scrittore era solito fare in campagna nella riserva naturale della Val Sarmassa e tra le vigne riconosciute dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Davide Laiolo, accompagnato dai suoi cani, camminando tra vigne e boschi, trae ispirazione per i suoi libri e dà a questi luoghi il valore simbolico della letteratura. Muore il 21 giugno 1984. Vinchio è il mio nido. Ci sono nato nella stagione del grano biondo. Quando ritorno qui sono felice, mi libero di tutto.